Evviva Spagna! Oggi si va in Spagna! Ma dico, chi siamo noi? Ma magari uno ci vede per la prima volta, non sa nemmeno chi siamo, eh. Noi siamo due coglioni che si perde tempo a fare Queste cose, ma alzate. come si chiama la nostra trasmissione? Quadrespolverate! Rispolverate! Dove si va oggi? Ha detto te in Spagna, Spagna. per la precisione in Galizia, dove c'era una squadra che ha fatto qualche pagina di storia nel Non calcio parlerà né del Real spagnolo. Madrid, eh? Galizia, Ah, già. scusa, Le Gorizie. si va alla Corugna e si parlerà del Deportivo La Corugna, Ma badati, ma ragazzi. badate. Deportivo La Corugna, che è una formazione, come detto, galiziana, fondata nel 1902. Noi non ci sera, ma saremo Io arrivati a breve. diciamo che non è mai stata una squadra di alto livello nei primi anni della sua vita, anzi, per diversi. Ha avuto un decennio un pochino più particolare, con qualche buon piazzamento nella Liga fra il 48 e il 51. Fra l'altro, un allenatore è stato il famoso Eleni Herrera, insomma, che farà parecchio successo. E uno dei La giocatori famosa HH. più rappresentativi di quel tempo era Luis Suarez. Una parentesi veloce su Eleni Herrera, perché magari i più giovani l'hanno conosciuto, ma Certo. è stato un allenatore, diciamo, più che bravo, aveva tutte le sue teorie, Sì, certo. le macumbe Le faceva, macumbe. però è Insomma, stato sia Herrera e un Suarez poi personaggio. faranno la Vabbè, storia Suarez ha tanta roba. nel campionato italiano, Dell'Inter. nell'Inter, che insomma si distingueranno anche con i risultati. Diciamo questo decennio 48-51, decennio, che decennio? Cinquennio. 5 anni, E Quindi qualche buon triennio. risultato, però niente di più, insomma. Quando Quando è che esplosa è che questo? esplode? Diciamo nei primi anni 90, dopo la promozione in Serie nella Liga, fanno due acquisti importanti. Uno è Bebeto, Grangio brasiliano, brasiliano, e uno è Mauro Silva, del e invece lui era del bagno di Cavorrano, Bagno di no? Cavorrano. Ecco. Da qui prende, con un calcio spumeggiante e pieno di Innovativo volendo. innovativo, pieno di novità, si mette in mostra prima nella Liga, facendo dei bei campionati di vertice, fino al 95, quando vince prima la Coppa del Re contro il Barcellona, e dopo con una doppia vittoria 3-0 e 2-1 la Supercoppa. So Ma lo sai tutto. che sei veramente un bell'uomo? Sì. Te l'ho mai detto? Sì, me lo dicevano le donne una Ecco, volta. ma te lo dico anch'io. Da lì nasce il mito del Super Depo, che fa tremare diverse volte Il mondo fa il Bologna? mo no, il mondo spagnolo, e infatti anche Real Madrid e Barcellona. Spesso si piegano si piegavano alle sue sconfitte, e fino al 2000, quando addirittura 2000-2001 mi sembra, vince il primo campionato unico, Ha vinto uno ha solo? vinto un campionato solo, si è piazzato diverse volte secondo e terzo, ma campionati veri e propri l'ha vinto uno solo, e quella lì era una squadra veramente che faceva tremare anche in Europa. Fra Ricordo. l'altro c'era Song, Pauleta, l'attaccante olandese Mackay, Fran, era Ma una era una gran bella bella squadra, squadra. me la ricordo anch'io, me la ricordo anch'io. Mi stavano anche un po' antipatici, ma era una bella squadra. Che poi, diciamo, l'apice, dopo aver vinto lo scudetto, lo raggiunge anche nel 2003-2004, mi sembra 2003-2004, quando raggiunge le fasi finali della Champions League. Prima negli ottavi battendo la Juve con un doppio E questo è un peccato, mi è 0-0-1. dispiaciuto, me lo ricordo, Sì, ti dispiace. stetti male quel Il giorno. turno successivo perde a San Siro 4-1. Il ritorno fu un dramma per la squadra italiana, quando
con devastante 4-0. Non dire la squadra, però. E lì è stato, no, non lo dico, a San Siro era il Milan. Marco se lo ricorda bene. Sì. Una, praticamente l'apice fu toccato Sì. anche in Europa, dove, come ripeto, faceva tremare gli squadroni. Da lì a poco la Corugna ha finito quei pochi soldi che ci aveva. Ha aperto il ristorante di Rossetto. Ha iniziato a fare campionati di serie di Liga modesti fino a una retrocessione. È ritornato nella Liga e poi definitivamente, diciamo, ora negli anni recenti ha partecipato quasi esclusivamente alla seconda divisione, ora addirittura è calato in terza divisione. Ma sempre queste storie tristi. Queste storie tristi. Meno male se non sono falliti almeno questi. Quando parli di te, tutti falliti. No, questi non sono falliti, però diciamo. Cristo santo e benedetto. Diciamo ha pagato caro. Capito, ma quel periodo d'oro dove spendeva e spandava. Ma perché cerchi sempre queste tristezze? Perché sono rappresentative della storia del calcio. Ma sai, ci sto male io, quale so. Una squadretta come la Corugna riesce a far tremare Real Madrid e Barcellona. Capito, e anche il più Milan. Grandi, vabbè, il Milan è sempre stato diciamo a vertici, la Corugna no, è stato un mezzo miracolo. Ascolta, mezzo miracolo, ma ce l'ha una ref sta squadra? Non la ce ref, eccola qui alla nostra sinistra, 51, sempre del catalogo Old, Old HV. Santo catalogo, oh, santo catalogo all subuto. Quindi è anche facile da sì dai, no super, ragazzi, lo sapete, via. Perché noi cerchiamo, ma sempre. Non te è venuto andare di giustificarti con questa gente, no. Perché bisogna sempre giustificarsi, lo so, non bisogna giustificarsi di nulla, ma la no. Basta critiche, accettateci così come siamo e già insomma la cosa vi capisco perché perché noi, se noi siamo qui è per voi, non è perché noi siamo no, qui. No, no, certo. Noi siamo come quel foruncolo nel culo. Bravo, ho sempre detto che io. Che è lì che va via, ritorna, va via, ritorna. E rompe i coglioni. Io direi a questo punto anche La mail maremmasubuteo@libero.it. Scriveteci. Confidatevi. Diteci le vostre impressioni, sì, i vostri problemi. Tutto. Tutto, ragazzi, noi tutto. Si può parlare di tutto, noi si sa tutto, quindi si può parlare di tutto, siamo tuttologi. Quando ci si rivede, quando presto, perché noi sa. Non si scappa, noi siamo sul canale e YouTube Maremma Subuteo TV e saremo sempre lì a darvi una parola di supporto, di informazione, di cultura e di subcultura anche, certo. Perché non so, ecco. Poi le novità via via sono sempre dietro l'angolo, sai? Certo, sempre dietro l'angolo. E col Grazzini ci sta che faremo anche un altro esperimento. Vediamo. È un altro esperimento. Alla prossima puntata. Alla prossima, ragazzi.